Padre nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. Essi presero Gesù e egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo a loro. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei dessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti e dei giudei dissero allora a Pilato: non tu li daresti re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: questo ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo già fino al fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura, che dice: si sono divisi tra loro le vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Thank you.
c'è buio solo. È il buio che noi proviamo anche nei nostri giorni. Il Signore vuole, è un Dio che è venuto per questo, è entrato nel ventre delle tenebre del nostro peccato per recuperare l'uomo. Ed ecco che avviene questo fenomeno fortissimo. Si squarciò il velo del tempio. Si squarciò il velo del tempio per aprire un orizzonte nuovo. E lì che dice il Signore, regnò dal regno della croce e la vittoria dell'amore, l'amore di Dio Padre, che attraverso il Cristo che si dona totalmente a nome dell'umanità, apre un guardo, inonda l'umanità, il seme è morto, il seme c'è l'amore, perché coincide questa morte con la vittoria. E il dono supremo dell'amore di Dio, la casa del regno di Dio promesso, la grande vittoria, quel sogno che tutti amiamo, quella nostalgia che nell'ansia portiamo di un mondo nuovo, un mondo di giustizia, un mondo di pace, un mondo di serenità, di libertà dello spirito, di grande fraternità. Ecco appare dietro questa mentitura delle rocce e del velo del tempio, possa anche aprirsi il nostro cuore. Entriamo nella passione di Cristo, non fermiamoci, fratelli, soltanto all'emozione di una contemplazione. Siamo ormai abituati a vedere dei martiri, a vedere dei morti, fino a ieri, perché cristiani, 145 studenti dell'Università del Kenya, trucidati perché cristiani. Di altri non si sa niente, ma centinaia ancora, giorno per giorno. Questo continua, è Cristo che ancora continua a morire. È il seme dei cristiani che ci ricorda per un mondo nuovo. Dobbiamo crederci in questo. E allora lasciamoci coinvolgere dal mistero della morte del Signore. Non siamo solo spettatori, compiaciuti, emozionati, ma dentro il cuore nostro, nello spirito nostro, dove c'è ancora la morte, dove c'è ancora la pietra, dove c'è ancora un sepolcro chiuso del nostro egoismo, la radice di tutti i nostri peccati. Che il Signore possa veramente, dall'alto della croce, illuminarci e creare in noi quella nuova speranza. Dobbiamo crederci, Cristo non è morto in vano. Cristo è l'annuncio di questo nuovo mondo. Importante che tu, gocce di questo immenso cielo, possa veramente contribuire ad essere tu specchio di questa grandezza di Dio, di questa vittoria dell'amore sulla croce. Sia lodato Gesù Cristo. E ora andiamo a contemplarlo nel mistero che stiamo celebrando, nel giorno della morte del Signore. È il mistero della liturgia che ci rende contemporanei, partecipi di quel mistero che si perpetua. Non è una ripetizione, non è un replay, è noi con la nostra fede che entriamo e siamo lì ai piedi della croce nell'adorazione che si farà nelle nostre chiese alle ore 18. Partecipiamo oppure contrito e umiliato abbeverandoci a questa sorgente di grazia.
Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri genitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Non ci sono parole. Quale parole potremmo inventare noi, povere creature, mortali, quando la parola fatta carne si è trasformata in un forte grido e poi si spegne nel silenzio buio, gelido della morte. Non ci resta allora che tacere e adorare. Non ci resta che adorare e aderire. Del resto, carissimi fratelli, non ci è chiesto di parlare, ma di contemplare, di volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto, perché la tentazione ora è quella di non farcela tenere lo sguardo fisso su Gesù crocifisso, di non resistere a stare di fronte a colui che non ha né apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. La nostra tentazione è quella di abbassare gli occhi davanti a colui che si è caricato delle nostre sofferenze, di coprirci la faccia di fronte a lui che si è addossato i nostri dolori, che è stato trafitto per i nostri peccati, schiacciato per le nostre iniquità. Ma se non ce la facciamo a tenere ben aperti gli occhi della fede sul crocifisso, chiediamo almeno di non chiudere gli orecchi del cuore alle sue ultime parole. E delle sette parole che Gesù in croce ci ha lasciato, riascoltiamo l'ultima, secondo il Vangelo che abbiamo appena proclamato nelle nostre liturgie. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Ecco, vogliamo accostarci tutti spiritualmente al crocifisso e supplicarlo: Signore, di soltanto la parola, ripetici almeno quella tua ultimissima parola: tutto è compiuto. Ma ci chiediamo che cosa significa è compiuto. Potrebbe voler dire semplicemente: tutto è finito, la storia ormai
definitivamente chiusa, non c'è più nulla da dire, non c'è più nulla da fare, più nulla da aggiungere. Ma allora, carissimi fratelli, sarebbe semplicemente la dichiarazione amara di questo ultimo atto di vita, di una vita fallita. O al più si tratterebbe della presa di coscienza, certamente onesta, nobile, della fine di un dramma ormai consumato. Ma sicuramente non può essere questo il senso inteso da Gesù e colto dall'Evangelista Giovanni. Se il morente, se Gesù dalla croce pronuncia quelle parole con tanta solennità, è compiuto. L'Evangelista le riporta con premurosa attenzione. Allora si potrebbe intendere l'espressione è compiuta come compimento delle scritture, e così sembrerebbe far capire Giovanni quando riporta qualche espressione prima. Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, disse: per adempiere la scrittura ho sete. Affermare quindi per ultimo che tutto è compiuto sarebbe significare che tutto si è svolto fino al dettaglio, secondo il misterioso disegno, il misterioso piano d'amore stabilito dal Padre fin dall'eternità. Tutto è compiuto. E probabilmente, vedete, questa espressione, in questa espressione c'è molto di più. Se ricordiamo il dramma, questo dramma della passione, era stato introdotto da Giovanni con quell'ampio giro di frase. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Per dire fine, l'Evangelista Giovanni usa una parola che si trova alla radice del verbo greco: è compiuto, è compiuto. E ora quella parola può significare sia la fine intesa in senso cronologico, che il vertice, la massima sommità raggiungibile da una vetta altissima. Ed è proprio il senso della traduzione: consumatum est, tutto è arrivato al vertice massimo. Ecco allora il significato profondo di questa ultima parola di Gesù. Tutto è giunto al vertice. L'amore donato è arrivato alla sua perfezione. Il crocifisso ha toccato la cima più alta della santa montagna dell'amore. Si è donato al Padre senza riserve e senza rimpianti. Padre, nelle tue mani abbandono la mia vita, a parte mani i suoi nemici. Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno. Ha spalancato le porte del paradiso al ladrone pentito. Oggi sarai con me in paradiso. Allora Gesù, vedete, dalla croce ha cambiato il più grande dolore, un dolore inflitto all'unico uomo veramente innocente di tutta la storia, nel più grande amore, dolore trasformato in amore. Ha trasformato una violenza totalmente ingiustificata in una dedizione totalmente incondizionata. Allora sono gli uomini veramente degni di questo nome, cristiani, che ci aiutano a capire almeno un po' di questo amore pieno, perfetto e incontaminato. Il Papa, Papa Francesco, nella sua prima messa crismale celebrata a San Giovanni Laterano, commentava e diceva: Gesù ha assunto la nostra carne, diamogli noi la nostra,
In questo modo egli può venire nel mondo e trasformarlo.
base. Thank you.
Non male.